Siamo tornati in diretta qui da Radio Design. Io sono Nicola Palumbo, con me Sara, la co-conduttrice del giorno. Siamo qui a Weekend, il festival del handmade, e chi se non Lorenzo ci può raccontare cosa vuol dire fare qualcosa a mano? Perché Lorenzo che cosa fa? Io restauro in maniera conservativa bici d'epoca. Allora, voglio chiederti, perché uno così giovane pensa alle auto d'epoca? Beh, come tanti in questo settore, diciamo, la cosa è iniziata un po' per caso, no? Per passione. Trovi la bici del nonno sul garage, un giorno che non fai niente, la tiri giù, cominci a spezzarla e così pian piano scopri una nuova passione, che poi, insomma, ormai sono circa 4-5 anni che lo faccio e ormai è un pochino più di una passione, sta diventando, insomma, una vera e propria attività. Ma qual è il livello di conservazione della bici originale? Nel senso, se c'è un pezzo che è proprio rotto, vai a ritrovare proprio un pezzo d'epoca, lo vai a sostituire con un pezzo nuovo, anche i colori, le vernici? Lo scopo principale è quello di conservare per la maggior parte, cioè quanto possibile, vernice, pezzi, componenti originali, quindi andando anche a smontare pezzo per pezzo e riaggiustando ogni singolo elemento. Quando non è possibile, oggi anche con l'aiuto dei vari internet, media che ci sono, insomma, è possibile anche reperire nuovi pezzi uguali, perfettamente uguali all'originale, quindi insomma ci se la cava così, insomma. Però certo, lo scopo è proprio conservativo, è quello di riuscire a mantenere l'originalità del mezzo quanto possibile. Quanto è stato difficile trovare i clienti per questo tipo di mercato? O magari è facile? Chi sono? Non è assolutamente difficile, perché oggi siamo qua a Foligno e eravamo qua alla Francescana, l'evento che ormai ha la quarta edizione e ogni anno registra una crescita di partecipanti esponenziale, che significa che questo è un mondo, un settore che si sta allargando a tantissimi. Poi comunque è un campo in cui nessuno magari ha bisogno di restaurare la bici, però tutti, non so anche voi se fai mente locale, magari hai una bici in casa, sul fondo, sul garage, buttata lì, e quando sai che c'è Lorenzo che a Perugia, a Officine Fratti, restaura bici d'epoca, magari ti fa piacere. Pensieri non ce lo fai. Pensieri non ce lo fai, ecco, e capita un po' così. I clienti sono principalmente coloro che comunque sì, lo fanno per riportare alla luce il ricordo, la bici del nonno, insomma, che è buttata lì. Principalmente questo, poi come dicevo, nuovi appassionati, persone che si affacciano un po' al ciclismo vintage, cose così, che oggi va molto di moda. Sì, infatti è anche un cappello molto vintage, te lo posso dire. Il cappello, sì. Insomma, oggi sono vestito appropriato al mezzo che cavalcavo, un tandem, insomma. Figo. La ragazza, sì. Ma senti una cosa, ti è mai arrivata una bicicletta proprio distrutta e magari il proprietario ci teneva particolarmente per motivi affettivi o perché effettivamente era una bici proprio d'epoca e la voleva a tutti i costi restaurare, riportare un po' alla vita? Sì, capita frequentemente e a volte mi sorprendo anche io di come alla fine, cioè non è che mi voglio fare complimenti, però nel senso di come alla fine il risultato è completamente, cioè sembrano veramente rinascere, senza andare a riverniciare, insomma, senza andare a fare interventi proprio totali sul mezzo. Ce l'abbiamo qualche link dove possiamo vedere il prima e il dopo? Certo. I vari social, quindi Facebook, Instagram, dacci link vintagerust.it. Rust come rust, vintage rust, ruggine, vintage che sta rust, per ruggine. Ah, ok. Appunto, per sono ruggine. Ignorante, infatti. No. Ruggine vintage e poi www.vintagerust.it. Sarebbe una figata avere dei tuoi tutorial a questo punto su YouTube. Assolutamente sì. Così diventi famoso. Ci stiamo lavorando, dai. Ci stai lavorando. Adesso pian piano, insomma. Se bisogna una consulente. Rispolverate le cantine, trovate le vostre bici. Esatto.
Bello. E qui verranno riportate in vita. A questo punto ti chiedo, qual è il modello di bici più figo in assoluto secondo te, parlando di design, visto che siamo a Radio Design? Allora, principalmente legate al design sono sempre, quasi sempre, le bici da corsa, comunque sono un po', hanno delle linee sottili, leggere, no? Sempre. Quindi insomma la classica Bianchi insomma ha sempre il suo fascino. Ma quella poi che tu guardi e dici no, questa è impazzisco, la voglio. Il tuo sogno. Il mio sogno, adesso sto cercando di trovare una Wheelie ramata, una bici particolare, insomma un modello del nord Italia, insomma un modello particolare che arriverò, insomma riuscirò prima o poi a trovarla. Come si chiama? Wheelie ramata, è tutto un colore ramato. Se non sbaglio noi siamo stati da sempre leader nella produzione, nel design della bici nel mondo, no? Wheelie, sì. Wheelie continua anche oggi a costruire bici e lo faceva molto bene anche anni addietro, insomma. Poi siamo a Foligno, che è una città che viene vissuta in bici sostanzialmente. Foligno è la patria umbra della bici, diciamo, via, più o meno, insomma. E, senti, quindi tu sei di base a Perugia? Io sì, sono di base a Perugia. Come mai a Perugia, che è una città così scarsa di biciclette? Sì, in effetti è un... Però, insomma, sono rientrato in un bando, quindi, del Comune di Perugia, per giovani attività imprenditoriali, si chiama Officine Fratti. Sì. Quindi insieme a altri sette altri giovani imprenditori, dividiamo uno spazio, un co-working, che abbiamo cominciato a prendere in carico da poco. E, insomma, ecco, adesso lì ho allestito la mia officina, anche espositiva, dove appunto lavoro. Quali altre realtà ci sono in questo spazio? Che attività? Siamo un co-working artigiano, tutti prevalentemente artigiani. Sì. Quindi abbiamo una sarta, abbiamo un ebanista, abbiamo un ragazzo che costruisce stampanti 3D, collage, una ragazza che lavora con il collage, giochi in stoffa per bambini. Ecco qua. Bello, bello, quindi sì, è una realtà nuova da vedere, insomma, vi invito li intervisteremo tutti quanti. A 50 allora. Metri dalla Fontana Maggiore. Quindi, sì, sono molto vicini a noi, anche perché Elisa, che diciamo è un artista che produce opere bellissime, insegna da noi storia dell'arte, quindi siamo molto legati all'Officine Fratti. Ok, è stato veramente un sogno a questo per punto. Per me è stato un piacere. Un tuffo nel passato, direi. Potrai rivedere questo, ascoltare il podcast mentre vai in bici. Ti sentirai tutti i podcast di queste interviste di weekend. Ottimo, così ottimo, ottimo. Conoscerai i tuoi colleghi e potrai vedere il video così, rischiando di morire mentre vai in bici. No. Sempre concentrati al volante e guardare la strada. Fari sempre accesi. Fari sempre accesi. Cinture allacciate. Su questa cosa chiudiamo questa battuta tristissima. Grazie mille, ragazzi. Grazie a te.